Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Pita. Siamo finalmente ritornati con il nostro Red Bull Lipsia e in questo episodio esordiamo in assoluto, credo, questo club che esordisce in assoluto nella massima serie tedesca. Infatti qua in tabellone abbiamo delle squadre, insomma, di tutto rispetto se non top clubs, e noi cercheremo di quantomeno mantenere la posizione che abbiamo ottenuto. Andiamo un attimo a vedere i nostri obiettivi. Infatti abbiamo l'obiettivo di terminare a metà classifica, comunque di non retrocedere, perché siamo comunque una squadra neopromossa. Dunque, il nostro budget è di 28 milioni e mezzo e 140 mila stipendi a settimana. La squadra è rimasta col falso 9 con cui ho concluso la scorsa stagione perché si era rotto Selke, che però ritornerà comunque come prima stagione. Voglio cercare di essere competitivo con il portiere e la difesa, e poi con le prossime stagioni mi concentrerò anche sull'allenamento dei centrocampisti e degli attaccanti, quando si spera almeno il portiere e la difesa sia già abbastanza competitivo con l'allenamento che andremo a fare, e eventualmente se ce la farà andrà di crescita naturale. Facciamo un veloce info squadra per i ruoli che ci interessano in questo episodio, vale a dire i portiere e i difensori. Tra i portieri non ho particolari dubbi, punto su Zemaili, titolare della stagione precedente. Non so se ha il potenziale più alto di tutti, ma sicuramente la valutazione. Lo allenerò intensivamente fino a che non avrà all'incirca 80 di piazzamento, che è una cosa che mette spesso in difficoltà i portieri meno esperti, e dopodiché smetterò di allenarlo perché voglio che comunque metti un po' anche nelle doti fisiche, mentre gli altri portieri saranno tutti ceduti, a parte Scherrer, che è quello che ha la valutazione più alta e anche il potenziale più alto, e quindi credo che sia giusto tenerlo tra le riserve. Il discorso però non è altrettanto roseo per le altre posizioni, perché infatti tra il terzino destro abbiamo entrambi 70, ma solo Klostermann con potenziale dichiarato, mentre per la fascia sinistra non abbiamo nessuno dei due giocatori con potenziale dichiarato, quindi dovrò probabilmente andare a sostituire entrambi. E per quanto riguarda i centrali, di potenziale sicuro abbiamo solo Tache, però al momento in prestito. E potenziale dichiarato da infosquadra non ne abbiamo, sono dichiarati potenziali nell'allenamento, però è tutto da vedere. Abbiamo Zemaili, a cui mettiamo entrambi gli esercizi perché lo voglio vedere crescere abbastanza presto. Ok, poi ci spostiamo allora nei nostri difensori centrali. Ok, sono segnati con potenziale tutti a parte Comper, non so quanto, ma sono segnati con potenziale tutti, quindi direi, visto che Ta comunque è già abbastanza forte, Meré non è di nostra proprietà, vado ad allenare Orban con il rondo difficile, che comunque non ha tantissimo di difesa. Poi la prossima cosa che devo fare è allenare Klostermann. Klostermann lo metto anche lui nel rondo. E poi dunque nei terzini io ho questo qua, Pietris, di 15 anni, che è 62. Però mi sembra un po' presto andare a allenarlo, quindi credo proprio che eventualmente, se lo promuoverò in prima squadra, allenerò Pietris. Però direi che magari per adesso potrei allenare con i passaggi Klostermann, anche perché non ha molto di passaggio corto, magari così lo sviluppiamo un po' più velocemente. Ok, quindi andiamo a fare subito questo allenamento. Vediamo un attimo i nostri potenziali nel vivaio. Partiamo dai 16 anni, abbiamo un potenziale 89, ma generale un po' basso, ancora un portiere svizzero, un altro portiere svizzero, sì, insomma, dalla Francia, Grecia e Germania non hanno, cioè Svizzera, Grecia e Francia non hanno fatto malissimo. E inoltre è anche il momento di mandare il nostro osservatore in giro per il mondo a cercare i prossimi fenomeni da inserire nel nostro vivaio, e vista la completa mancanza di centrali ho pensato di mandare un osservatore in Germania a cercare giocatori del tipo forti fisicamente. Poi, visto che il campionato tedesco ha parecchi giocatori
di origini asiatiche. Ho pensato anch'io di mandare un osservatore in Giappone, cercare dei giocatori di tipo ala, e restando più vicino al paese di appartenenza della squadra sono andato in Austria a cercare giocatori di tipo attaccante. Al terzo allenamento abbiamo già delle crescite, abbiamo Klostermann che supera il muro del 71 dove non era riuscito ad addentrarsi oltre nella stagione precedente, Orban che supera 75, Zemaili che è quasi a metà del 73-74. Incredibile, tre allenamenti e non abbiamo neanche finito il precampionato. Attenzione, al quarto allenamento abbiamo la crescita di Zemaili a 74, veramente brucia le tappe, e ha dovuto sostituire Orban perché si è rotto durante il precampionato. Zemaili cresce ancora, raggiunge il livello più 75. Cresce anche Klostermann, arriva a 72. Abbiamo ricevuto un'offerta del Barcellona addirittura per Klostermann, che è cresciuto di 2 punti nel precampionato, ma noi lo mettiamo in cedibile perché è il nostro titolare e non mi va di sostituirlo. Il Lipsia è pronto per esordire in stagione, ma mancano ancora degli acquisti che sto pensando per migliorare la squadra. Il terzino sinistro sta quasi per arrivare, ma non c'è ancora per l'esordio in campionato. Intanto c'è il gol di Bruno. Stark viene espulso, sale Sabitzer al posto di Diawara. Chissà che non si riesca a tenere questo risultato contro il Bayern. Vediamo. Mancano pochi minuti. Si comincia la stagione con una vittoria, speriamo bene. E Nukan subito dopo l'inizio della stagione passa al livello 76, deve crescere molto in scivolata, ma in contrasto in piedi facciamo molto bene, intercettazione, marcatura male, quindi teniamo lui. Orban penso che stia giocando abbastanza bene. Signori, il mercato è finito, vi devo far vedere un attimo come ho modificato la squadra. Allora, ci presentiamo in Bundesliga con Embolo punta unica, Keita alla sinistra, Bruno alle spalle di Embolo, Brandt preso in prestito per 2 anni con riscatto 15 milioni, sulla destra Diawara e Demme, al momento titolari, Mattiello sulla sinistra, Nukan e Orban centrali titolari, Klostermann è rotto per 2 giorni, Zemaili titolari, Punk abbiamo Caballero, Sabitzer, Khedira, Demetrio, questo qui è un giocatore che ha molto potenziale, abbiamo ricevuto anche delle offerte interessanti ma le ho sempre rispedite al mittente, Scherrer, portiere sostituto che a questo punto tanto vale mettere Gulaxi perché purtroppo non ce l'hanno preso, Grimaldo e Ta. Diciamo che anche nei giocatori che non sono, che comunque esistono davvero, ho cercato di prendere quelli con potenziale. Ho preso anche Schaub perché può servire un esterno per il turnover, e Taigol che è rimasto perché non sono riuscito a sfruttarlo per fare degli scambi con qualche squadra. È abbastanza incredibile il fatto che io stessi pagando 500 euro a settimana. Mannaggia al potere, chiamano gli stipendi gli inglesi. Il nostro portiere titolare è da 79, che grazie all'allenamento sta facendo una crescita veramente esponenziale. Signori, siamo a metà di gennaio, Zemaili è arrivato alla valutazione di 80. Gli mancano 2 punti di piazzamento prima di terminare il suo allenamento e ci stiamo avvicinando a grandi passi alla partita contro il Bayern, che giocherò per inserire insomma un po' di gameplay
in questo episodio. Al momento le squadre contro cui dove giocare sono Bayern, Bayer e Hertha Berlino. Quando troveremo queste altre due squadre, il Bayern 04 e l'Hertha Berlino, le andremo ad affrontare, perché voglio affrontare le prime tre della classe, diciamo così. Eccoci qua contro il Bayern Monaco. In questo momento noi siamo ottavi, il Bayern Monaco primo. Noi andiamo a schierare una formazione abbastanza classica. Abbiamo Mattia, Lunu, Kantà, Klostermann in difesa, De Maio in porta, Khedira, Diawara, Sabitzer, Brandt, Keita e Dembolo. Punto centrale. Vediamo un attimo la formazione anche del Bayern. Vediamo un po', abbiamo Neuer, Alaba, Boateng, Martinez, Rode, Vidal, Fabregas, addirittura Fabregas, Douglas Costa, Ribéry, Lewandowski e Rafinha, non l'ho detto, terzino destro. La formazione coriacea sarà dura batterla, ma noi ci proveremo. Ovviamente le modifiche al gameplay sono le stesse della carriera del Bologna. Quanti spazi per Embolo, che sfrutto un errore di Neuer. Neuer sottovaluta nettamente Embolo. È incredibile. Si vede che Lipsic ha l'abilità di far fare delle cappelle al portiere avversario. Rivediamo. Sì, Embolo ruba il tempo a Neuer, che fa un errore che non mi aspettavo. Non mi aspettavo neanche io che arrivasse sulla palla Embolo. Comunque, tanto meglio. Assurdo, veramente assurdo. Mannaggia il classico intervento di mano. Mamma mia, oh, sempre sta cosa che mi frega sempre. Ah, vabbè. Dai, ma non è possibile. Non è possibile che due volte su due che facciamo un contrasto aereo, cazzo, ci devono essere dei falli di mano. Due volte a sinistra li butto e due volte a destra la tira quell'animale di Müller. Ma va a cagare, va. Dai, non è possibile. Tutte le volte che arriva una palla alta in aria, cazzo, la devono toccare di mano. Ma guarda un po'. Mamma mia, eccolo il Bayern. Due rigori a favore, concessi così e poi niente. Non si può fermare tutto al Bayern. Zemai li può veramente poco su questo tiro di Müller. E niente, sti cazzi. Non credo che saremmo andati oltre il pareggio, ma sinceramente non mi aspettavo di dar via una vittoria al Bayern con due rigori concessi per fallo di mano. Vabbè. Ecco la prima offerta di trasferimento che ricevamo per Zemaili, sono 13 milioni per lui dalla Sampdoria, ma lo dichiaro incedibile, altrimenti, perché se vado a cedere Zemaili in questo momento è come se io praticamente mollassi subito la sfida vivaio. Non è quello che voglio fare, quindi non credo che lo cederò. Eccolo, Callà. Oh, finalmente l'offerta che volevo. Così posso andare via. Ho accettato un'offerta anche per Gulaxi, me l'hanno offerta. Cioè, che cazzo sto dicendo? Ma ho ricevuto un'offerta per Gulaxi che è riuscito ad andare avanti. Scherrer intanto di crescita naturale è arrivato quasi al valore di Gulaxi, quindi non credo di averci perso molto.
non ho una squadra molto profonda al momento, ma non sono particolarmente preoccupato, perché comunque la posizione in classifica è buona e la nostra forza devono essere i giocatori del vivaio. Male che vada, andiamo a prendere qualcuno del vivaio, anzi approfittiamone per vedere un attimo questi 13-17 nel dettaglio. Abbiamo questo giapponese con 58 potenziale, 85 non è altissimo, ma se chiedesse di essere promosso lo promuoverei. Abbiamo questo un altro portiere svizzero, non finiscono mai questi portieri svizzeri, anche lui una valutazione altissima per essere un 17enne, un potenziale assurdo. E questo centrale tedesco che insomma non è granché. Comunque ci sarà tempo per valutare, oddio cosa vedo nei miei occhi, comunque restiamo solo sui 17enni, ci sarà tempo per valutare eventualmente i nuovi arrivi. Grande risultato in casa contro il Wolfsburg, che al momento è quarto. Sono ancora, la classifica è ancora quella che vi ho fatto vedere prima della partita contro il Bayern, quindi se restassimo più o meno su questa zona qui riusciremmo addirittura a qualificarci per l'Europa, ampiamente oltre l'obiettivo di stagione. Peter è infuriato per il modo in cui la sua squadra ha perso palla in occasione del gol della formazione Francoforte. Il mio difensore è scivolato, credo che tutti l'abbiano visto. Quando ho cercato di rialzarsi ormai era troppo tardi, ha spiegato il tecnico. È un gioco più realistico di quanto pensassi questo FIFA. Stavo per simulare questo incontro contro l'Augsburg, credendo che l'Augsburg viaggiasse nei piani bassi della classifica, e invece ha più punti di me. Non tanti, ma ne ha tre più di me. Ed è terzo in classifica, quindi è un big match. Lo so che in casa, però è un big match. Quindi non vedo perché non dovremmo andare a giocare. Non so cosa dire su questo gol, se non che una botta di culo clamorosa che casualmente debba rimbalzare addosso ai piedi del mio portiere e finisca sulla testa del giocatore avversario, ma tutto molto casualmente. Vabbè. Sì, Brent Donald, Embolo. Come gasarsi gratuitamente con i giocatori che crescono in carriera. Sì, dai, migliore l'azione che ha portato al gol che non il gol stesso. Che sia l'attesa del gol migliore del gol stesso? Beh, in questo caso sì. Affanculo. Dai. Oh, tirato giù in area. Rigore. Dovrebbe essere il momento decisivo. È Keita il rigorista? No, c'è già Sabitzer che ha 65. Però insomma non è che ci siano sti grandi valori di rigore, eh? Eccoci qua, bene, partire da una parte, palla dall'altra e via, 2-1. Adesso bisogna tenere il pallino del gioco perché l'Augsburg
praticamente non ci stava facendo vedere la palla, peggio del Bayern alla fine del secondo tempo della partita prima, stava diventando abbastanza stressante la situazione. Che sei lento. E vaffanculo, così si fa. Rosso, e via. Così si fa, che dire, vaffanculo tutte queste fighette che tengono la palla. Così si fa, bravo che dire, vaffanculo. Ti rinnovo il contratto dal doppio dello stipendio. Solo perché ti sei preso sto rosso. Bravo. Così ti vengo. Dai mo Keita, anche te adesso puoi guadagnarti il tuo rinnovo di contratto. No, no, l'hai già perso, l'hai già perso. Animale! Animalaccio! Rosso! Ma dai! Vabbè! Sti cazzi! Oh! Dove vado con questo? Lì! No! È andato centrale! Forse dovevo smettere di legnare così tanto l'Augsburg. Magari non in area. Poi ovviamente io sono una persona intelligente perché mi metto a legnare senza preoccuparmi dei cartellini esattamente la partita prima di giocare contro il Leverkusen, quindi proprio sono un figo. Leverkusen gioca i carri, preso se non sbaglio all'inizio della stagione a 40 milioni questo Leverkusen. Keita alla prima occasione, mamma mia, è stato più facile bucare la difesa dell'Everkusen in questa situazione che quella dell'Augsburg per 90 minuti. Mamma mia. Attenzione. Embolo. A Embolo parte l'Embolo. Assist per Keita. Finalmente, giusto così, cazzo. L'Everkusen è una squadra più cazzo che ha incontrato delle tre. E anche che l'Augsburg, vabbè, ho cominciato a legnarlo a caso, ci sta. Attenzione. Di violenza. Benish fa quello che stavo facendo io prima al povero Augsburg. Facciamo segnare Embolo, che da un po' che non segna. Dobbiamo andarla di qua. Signore, signore. E così, per quanto abbiamo fatto i coglioni contro l'Augsburg, per quanto siamo stati presi a pallate dal Bayern Monaco, per quanto con una squadra leggermente più debole siamo riusciti a portare a casa il risultato contro il Leverkusen, non male, non male. Signori, arrivati a metà di marzo, posso finalmente dichiarare concluso l'allenamento di Szemeli, che raggiunge la valutazione di 81 e un valore di 80 in piazzamento. Andiamo a vedere un attimo le sue statistiche complete. Oh, allora, sta crescendo anche nelle doti fisiche, e questo mi piace tanto. 87 di tuffo, 83 di rinvio, 80 di piazzamento appena raggiunto. 81 di presa, 83 di riflessi, un aumento di valutazione di più 9 solo in questa stagione, veramente incredibile, incredibile. I nostri osservatori hanno finito l'osservazione dei giovani, andiamo un attimo a vedere quelli che alla fine sono rimasti nella nostra prima squadra, sia dall'anno scorso che da quest'anno. Abbiamo questo terzino sinistro 66 con potenziale massimo di 87, greco, quindi ancora dall'anno scorso, direi un ottimo giocatore. Abbiamo qui questo centrocampista con 59, potenziale 84, non altissimo, dalla Francia. Questa è un'acquisizione di quest'anno, un terzino tedesco, può ancora crescere, bisogna vedere come arriva sui 18 anni. Abbiamo questa ala destra giapponese, 16 anni, 64, potenziale 90. Nelle statistiche è abbastanza interessante di partenza, addirittura un effetto 83. Abbiamo questa ala sinistra austriaca 61 con potenziale di 87.
Un altro terzino, 57 potenziale 92, qui è un'altra ala destra ma meno eclatante, un centrocampista, un altro centrocampista francese con 60 già di valutazione, un esterno sinistro con 61, anche lui francese dall'anno scorso, un altro centrocampista tedesco acquisito quest'anno, esterno destro, insomma esterno sinistro, un'altra ala abbastanza fenomena, qui una un po' meno. Insomma, c'è tanta carne al fuoco con questo vivaio, però devo dire che anche di nuovo si è creata la situazione che i giocatori di maggior potenziale alla fine sono quasi tutti concentrati tra gli esterni, i mediani e i terzini, che non va neanche male, ma il problema è che io vorrei magari un centrale anche ogni tanto di potenziale. Signore, il momento decisivo, l'ultima partita della stagione che può farci capire se andiamo a finire in Europa. Voglio seguire anche le partite dello Schalke e del Colonia, perché sono le due squadre che sono ancora hanno ancora la possibilità di superarci. Andiamo a giocarcela, siamo in casa dell'Hannover, speriamo bene. L'Hannover ha Ben Yedder, punta centrale, non me l'aspettavo. Comunque abbiamo Embolo, chissà che non si riesca a fare qualcosa di interessante con lui. Attenzione, Brandt ha tutto il posto che vuole al quinto minuto, signori. Brandt la mette dentro, fa sentire la presenza dell'Hannover. Ci siamo, signori, siamo determinati ad ottenere questo sesto posto in classifica che ci porterebbe ben oltre le nostre aspettative. Attenzione, signori, ci viene regalato questo rigore per il classico fallo di mano che su FIFA è facilissimo commettere con i difensori. Ma l'aspettavo davvero, perché non stava succedendo niente da veramente tantissimo. E addirittura il nostro rigorista è Keita, che ha 60. Non si vede mica che questa stagione abbiamo allenato solo i difensori, per niente proprio. Eccolo lì! Anche un po' di fortuna, perché il portiere aveva intuito. Abbiamo un gol per ala. Non ho ancora ricevuto notizie dalle partite di Schalke e Colonia. C'è ancora tempo perché siamo al trentesimo, però insomma dai. Mamma mia! Mamma mia, reccato questo Hannover! Veramente reccato! Embolo tira fuori dal cilindro questa conclusione incredibile. Che squadra, signori, che squadra! Combinazione di fisico e velocità che si apprezza bene dall'inquadratura posteriore. Bello, bello. Non abbiamo ricevuto aggiornamenti alla fine, ma si vede perché ho la telecronaca in russo, mannaggia me. Comunque lo Schalke è al momento in vantaggio 2-0 sul Bochum, ma se continuiamo a vincere non mi preoccupo più di tanto, mentre il Colonia sta pareggiando con l'Erta. Però può ancora succedere di tutto. Io direi che adesso è il momento, direi, di inserire Demetrio, che anche se ha 66 mi piace tanto, è veramente un ottimo giocatore. Poi direi di spostare Embolo sulla sinistra, alla sinistra, per far giocare un po' Zaovic. Con me ha giocato veramente poco se non niente, e poi si va avanti così. Mamma mia! Mamma mia! Chi è che ha segnato? Un gol pazzesco, tra l'altro, nato da una serie di errori. Bello il passaggio lì, ancora meglio il tiro a giro, incredibile. Erdink addirittura, mamma mia. Oh, Demetrio,
Diciamo che l'ha fatto Brandt, però buona parte del merito è della botta scagliata da Demetrio, che sfugge alle mani del portiere e consente a Brandt di avventarsi sul rimpallo. Bene, bene, se si continua così, lo Schalke e il Colonia possono anche fare a meno di vincere e risparmiarsi la fatica. Incredibile! Embolo assistito da Zahović. Wow. Fischio direttore, è finita 5-1. Applausi per questo Lipsia che devasta completamente l'Hannover fuori casa. E i miei giocatori comunque esultano con una discreta tranquillità, perché non hanno vinto niente se non la possibilità di ambire risultati molto interessanti per l'anno prossimo. Infatti nel prossimo episodio, visto che quest'anno mi sono concentrato sull'allenamento dei difensori, mi concentrerò sull'allenamento dei centrocampisti, soprattutto questo Demetrio che inserisco sempre, che mi piace tanto come giocatore. Pur essendo un 66 mi dà l'impressione di essere molto più forte di quello che è, quindi cercheremo di renderlo lo Yaya Touré della Grecia, diciamo così. Lo Schalke alla fine ha vinto 4-0, mentre il Colonia è rimasto fermo sul pareggio. Fatto sta che comunque noi alla fine addirittura siamo finiti quinti e l'Augsburg alla fine ha mollato per differenza reti e ha dovuto cedere. Alla fine ci siamo qualificati come quinti per dei posti europei. Anche il miglior portiere del torneo non può che essere Neuer, e Müller il titolo di capocannoniere. Rimane comunque qualche ultimo allenamento da concludere prima della fine della stagione, ed è abbastanza importante questo passaggio. Infatti credo che in Klosterman andrò ad aumentare ancora di più il passaggio, perché tra i difensori credo che sia il punto più debole che vedo. Questo è il primo undicesimo della squadra che voglio ottenere, cioè tutti i giocatori usciti dal vivaio, fenomeni. Chissà che prima o poi non ci si riesca. Al momento ci abbiamo Zemaili e Demetrio, che addirittura è cresciuto di 5 senza che lo allenassi, ed è un giocatore che gioca veramente molto molto bene. Quindi diciamo che siamo due undicesimi del mio reale obiettivo. Eccoci qua, siamo stati confermati e direi anche giustamente, che abbiamo fatto una stagione incredibile. Direi che per il momento possiamo chiuderla qui, ci rivedremo tra qualche tempo con la terza stagione del Red Bull Lipsia in un episodio che si focalizzerà sull'allenamento dei centrocampisti. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!